Quali sono i migliori consigli che possiamo fare nostri da quello che ormai è un mito nell'atletica e nella maratona? Eliud Kipchoge, l'uomo che ha corso la maratona sotto le due ore, anche se non in una gara, che non ha, per ora non ha più il record del mondo, ma l'ha avuto per tanto tempo, e che da 20 anni fa Olimpiadi e ha vinto quasi tutte le maratone a cui ha partecipato. Sappiamo che noi non dobbiamo fare come i professionisti. Non dobbiamo imitare i professionisti, ma possiamo prendere tanti insegnamenti. E io in questi anni ho raccolto un po' tutte le cose curiose, i consigli che Kipchoge ha proprio dato a noi amatori. Stai qui fino alla fine perché credo che ti saranno molto utili questi consigli, ti aiuteranno a fare una riflessione su te stesso, su te stessa, ti aiuteranno ad avere maggiore serenità, proprio serenità, nell'allenarti, nell'applicarti all'allenamento, nel goderti quello che fai, nel goderti i tuoi risultati. Ed è proprio questo il primo consiglio che Kipchoge ha dato e dà a noi amatori, quello di godersi ogni corsa, di godersi ogni risultato raggiunto. È vero, c'è anche fatica nella corsa, questo lo dico io, ma lui sottolinea quanto sia importante godersi ogni allenamento, godersi ogni corsa, e per lui è ancora così. Uno che fa più di 200 km a settimana, per lui ogni uscita, ogni allenamento è piacere. Se non c'è divertimento e piacere per un professionista è un problema, se non c'è per un amatore è veramente un grossissimo problema, è un grande ostacolo, perché la corsa deve essere piacere e divertimento, anche nella fatica, ma deve essere divertimento. Altro consiglio è la costanza. La costanza è la chiave di tutti i successi, non solo nella corsa, ma nella corsa è fondamentale. Allenarsi con costanza, continuare a fare delle cose che magari non danno dei risultati subito, ma le danno sul lungo periodo, è un aspetto imprescindibile per riuscire ad avere successo nella corsa. Ne ho parlato anche nel mio libro L'equilibrio della corsa, quando parlo delle 4C, una di queste è proprio la costanza abbinata alla continuità. Kipchoge sottolinea di come la costanza non sia solo accumulare chilometri, fare allenamenti dopo allenamenti, ma è una sorta di impegno e dedizione e anche di amore verso la corsa. Per lui uscire è quasi un rituale sacro, adesso non vorrei esagerare, però insomma l'ha detto lui più volte, va al di là della routine dell'allenamento, ma è molto importante. Abbinato alla costanza c'è un qualcosa che potrebbe sembrare il contrario, ma in realtà non lo è: la flessibilità. Essere costanti non significa essere rigidi, non significa dover fare per forza quell'allenamento previsto ad ogni costo. E in questo c'è un'altra capacità che dobbiamo sviluppare, che è la capacità di sapersi ascoltare. Attenzione, questo lo dice Kipchoge, ma aggiungo io un pezzo. Sapersi ascoltare vuol dire anche saper riconoscere i segnali. A volte magari non abbiamo voglia di fare un allenamento, ma poi andiamo a farlo e siamo più felici di prima. Altre volte quella non voglia, quella forte stanchezza è un segnale che ci dice: ok, oggi dovrei allenarmi, ma è meglio riposarmi. Bisogna sapersi anche ascoltare, sapere quando il corpo ci dice la verità o una piccola bugia, perché comunque il corpo tende a non farci far fatica, tende a farci risparmiare. Lui vuole conservare, quando parlo del corpo parlo di noi, una condizione di equilibrio. Quindi bisogna anche imparare ad ascoltarsi, sapere quando i segnali di riposo sono segnali reali o sono solo piccole bugie che ci dice il corpo, ma in realtà poi dopo noi gli dimostriamo uscendo a correre che non è così. E in tutto questo accumulare allenamenti, un'altra chiave che sottolinea Kipchoge è la pazienza. È un aspetto fondamentale per aver successo nella corsa. Bisogna avere pazienza perché gli adattamenti psicofisici hanno tempo, hanno bisogno di tempo. Non bastano pochi allenamenti, non c'è un allenamento che ti fa fare il salto incredibile. C'è qualche allenamento che ti fa capire se ci sei, c'è qualche allenamento che ti impegna più di altri. Se ti sta piacendo questo video e tutto questo mio lavoro di ricerca, stavolta un po' meno d'allenamento, ma molto utile secondo me dal punto di vista della persona, del runner e dell'atleta, ti chiedo di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e di lasciare un like. Vediamo cosa ci dice ancora Eliud. Una cosa molto interessante che sottolinea Kipchoge è l'importanza dell'educazione e dell'istruzione. Sicuramente
anche di andare a scuola e di studiare, se parliamo ai ragazzi, soprattutto anche i giovani atleti che magari hanno abilità da professionisti e dicono abbandono gli studi perché tanto farò il professionista. No, assolutamente no. Ma Kipchoge parla di un'istruzione che è finalizzata alla corsa, cioè la capacità di conoscere se stessi, ma anche la capacità di apprendere a che cosa succede a noi stessi. Parallelamente al percorso dell'allenamento, una cosa che sottolinea Eliud Kipchoge è il proprio un percorso di crescita, di autoapprendimento di quello che succede, di quello di cui ho bisogno. Non tanto per poi allenarvi da soli, anche se volete, ma proprio per capire al meglio cosa è la vostra strada migliore, che cosa vi sta succedendo nel percorrere quella strada di allenamento. Kipchoge sottolinea di quanto la conoscenza teorica debba avere un risvolto nella conoscenza esperienziale, cioè io devo fare esperienza di queste cose, e qui dico io devi fare anche degli errori, no? Non so, l'errore più classico, partire troppo forte in gara, beh, insomma, lo sperimenti uno o due volte e capisci che è veramente un errore perché crolli sul finale. È una cosa di cui tu sai in teoria che è così, ma poi ne hai fatto anche esperienza. Il concetto di recupero, perché Kipchoge, che è uno che dorme un sacco, sottolinea di quanto sia importante il recupero. Sapete, se seguite Runner 451, che è il mio nuovo mantra, il recupero è il 60% dell'allenamento. Voglio proprio sottolineare quanto sia importante il recupero attivo passivo, perché è nel recupero che noi andiamo a ricostruirci più forte dopo lo stimolo allenante. Per Kipchoge il recupero parte dal, l'ha detto più volte, dalla capacità di sapersi ascoltare, di sentire i segnali, come dicevamo prima. Poi il recupero non è solo dormire, non è solo stare sul divano o anche recuperativo, che ne so, fare una corsetta rigenerante, una pedalata, ma fa parte di proprio un processo dove c'è la giusta alimentazione, la giusta integrazione, l'idratazione, non solo quanto e come, ma anche quando. Ad esempio dopo un allenamento, entro la prima mezz'ora, reintegrare le scorte di carboidrati, che poi dopo diventano glicogeno, reidratarsi per quanti liquidi si è perso, la parte di proteica o con aminoacidi, cioè tutta quella parte che mi va, aiuta il mio corpo a recuperare meglio e più velocemente, sapendo ascoltare quello che succede. E in questo recupero c'è ovviamente anche, beh, per lui che è un professionista, l'avvalersi di professionisti, la fisioterapia, ma anche in autonomia, lo stretching, come bagni caldi e freddi, come attività di recupero, chiamiamole olistiche, come può essere lo yoga, ma anche, come dicevo, un seduto di stretching dove ti prendi il tempo un po' per te stesso, che parliamo di tempo, parliamo anche di 10 minuti di relax. Io faccio le posizioni di stretching perché mi servono, ma mentre cerco anche di recuperare dal punto di vista mentale, a non pensare a niente se non a quello che sto facendo, a rilassarmi. Ecco, questo è un altro aspetto che nella nostra vita quotidiana è veramente complicata, e qui predico bene, razzolo malissimo, cioè trovare dei momenti dove non fai niente, o dove, se stai facendo qualcosa, non pensi ad altro, non pensi ad altre attività. Perché il nostro cervello corre più di noi, corre troppo, e questo è un problema. Questo è un problema, ed è bello che un professionista così ce ne parli. Pensiamo, lui magari ha più tempo per farlo perché deve pensare solo a questo, ma attenzione, perché tutti, anche lui, ha i suoi problemi. Kipchoge dice questa frase, che nessun essere umano è limitato, che è una frase bellissima, che a volte, leggendo alcuni commenti sui social, potrei pensare il contrario. No, scusate la battuta, però questo è bello perché sottolinea di come l'eccellenza atletica, riparametrata su ognuno di noi stessi, è dato da non solo aspetti fisici, ma aspetti mentali, e che i limiti che ci sono, però noi non li conosciamo. Noi dobbiamo andare a conoscere i nostri limiti, e per conoscerli dobbiamo provare a superarli, e spesso in questo cercare di superarli li superiamo. Io lo vedo su tanti runner che alleno, e mi piace tantissimo quando mi dicono: coach, io non mi aspettavo di riuscire a fare questa cosa qui, questo allenamento qui, questo tempo qui in gara, non pensavo. Non sto dicendo che sia merito mio, ma è merito della capacità di queste persone, e sottolineo persone prima di dire runner atleti, che hanno voluto sfidarsi, provare, affidarsi, e questo è molto molto bello.